È finita con un arresto e 6 denunce. La funzione religiosa che ieri sera si è celebrata nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori a Pescara Colli, dopo che un gruppo di circa 20 fedeli ribelli ha seminato il panico tra i banchi della chiesa, calandosi le mascherine e incitando gli altri, con tanto di insulti, a seguirli sulla strada della perdizione sanitaria. Una sorta di spedizione punitiva, con tanto di evangelizzazione antisanitaria contro l'invocato regime di vaccini e mascherine, dove però non è bastata neppure la predica del prete, che dall'autorità del suo pulpito ha invitato tutti a rispettare le regole, non di Dio questa volta, ma degli uomini. A sedare gli animi ci è voluta la polizia, che al termine della messa ha tentato di braccare le pecorelle imbizzarrite, più che smarrite, che scalciando hanno messo in scena un corpo a corpo con gli agenti che hanno concluso il loro intervento laico con un arresto e 6 denunce. E così, a benedire i fedeli sovversivi, questa volta non sarà più il parroco, ma la magistratura. Paolo Robustelli, vicequestore e dirigente dell'Ufficio di Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico. C'è stata la richiesta di ausilio, quindi al 113, anche di alcuni presenti che appunto manifestavano preoccupazione per questa situazione all'interno della chiesa, e quindi sono intervenute 2 volanti, quindi allo scopo di identificare gli autori di questa violazione, che per il momento era una violazione amministrativa. Al termine della chiesa, al di fuori della sacrestia, quindi al di fuori della chiesa, i poliziotti hanno proceduto ad identificare il primo di questi soggetti, che ha poi aggredito i poliziotti spintonandoli, graffiandoli, scalciando. A sua volta sono arrivati altri 10 del gruppo che stavano prima all'interno della chiesa, quindi cercando di sottrarlo al controllo di polizia, quindi hanno commesso tutti concorso nelle lesioni, resistenza a pubblico ufficiale. Oltre all'arrestato ci sono stati 6 denunciati per gli stessi reati, anche turbativa di funzione religiosa e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Ovviamente quindi si procederà anche per le operazioni amministrative. I 6 denunciati, giunti anche dalla provincia di Chieti, sono 5 uomini e una donna. Quest'ultima ha tentato anche di sfilare la pistola d'ordinanza dalla fondina di un poliziotto, senza però riuscirci. Al momento sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri disturbatori. L'arrestato, invece, un 40enne di Pescara con un precedente per violenza privata, sarà giudicato per direttissima. Luigi Liguori, questore di Pescara, come vanno letti episodi come quello di ieri in cui siete stati chiamati a intervenire? Sono episodi di una valenza criminale superiore rispetto a quella normale dal mio punto di vista, perché non è il cittadino che viene sorpreso senza mascherino, senza presidio, o che sta consumando il caffè senza Green Pass, ahimè, che andrebbe sanzionato. È il cittadino che non usa questi presidi, ma non era stato fermato dall'autorità di polizia, bensì incitava gli altri cittadini a non farlo. Una volta in cui gli altri cittadini sono legittimamente ribellati, hanno opposto della viva resistenza agli operatori della Polizia di Stato, che stavano soltanto compiendo il proprio dovere identificandoli. Quindi è una fase, direi, non dico preoccupante, ma significativa di un'azione criminale che è stata posta in essere.